Ovviamente è una bellissima giornata, è bello sapere che comunque tutta la giunta del comune di Trento, Trentino, ha pensato a questa cosa grazie ai nostri risultati, di trovarci per fare i complimenti, per fare due chiacchiere e diciamo, io sono contento perché sento la vicinanza di tutta Trento e Trentino. Allora, diciamo, confronto a quello che avevo fatto 2 anni fa, la mia idea era di provare a riconfermarmi su un'altra distanza. Le motivazioni erano tante, gli stimoli erano tanti. Una di quelle era, diciamo, gareggiare in casa a Roma con tutto il tifo per noi italiani. Era, diciamo, una cosa in più, una carica in più. E ho cercato di sfruttare al massimo. Io sono arrivato super preparato ed è andato, diciamo, come volevo. Ora Parigi, sì, l'obiettivo diciamo più grande di questa stagione e l'Europeo e tante altre gare erano un po' diciamo delle tappe di passaggio verso Parigi. Adesso ci siamo, ho compiuto diciamo questi traguardi, li ho passati, li lascio alle spalle. Ora diciamo Parigi, la maratona e infatti tra qualche giorno andrò in altura a 2000 metri per allenarmi, per dedicarmi solo a quello. La cosa che faccio, che mi viene più facile, è cercare di essere sereno, cercare di essere sempre, diciamo, come sono io, perché arrivo a una competizione che teoricamente ho già fatto tutto quello che dovevo fare e quel giorno diciamo, è cercare di essere me stesso come tutti i giorni e non farsi prendere, diciamo, dalle pressioni, dalle ansie, perché il lavoro è fatto, diciamo, tutto fino a quel giorno lì devi solo dare una dimostrazione di quello che hai fatto in 5, 6, un anno e quindi la cosa più importante è cercare di arrivare più sereno possibile.